Europa, 1927. Février, Portugal, insurrection républicaine contre Antonio Carmona. Marzo, Italia. Viene arrestato a Firenze Alcide De Gasperi. Iulie, Romania. Mihai I diviene regge del Romanilo. Ottobre, Italia. Inizio sesto anno dell'era fascista. Juliette, Spagna. Creazione della Federazione Anarchista Iberica. Charles Lindbergh compie il primo volo in solitaria sull'Atlantico. August, Germania. Primo il congresso partito nazionalsocialista. Heisenberg formula il principio di indeterminazione. Juliette, Autriche. Manifestazione del Partito Comunista. Unione Sovietica. Trotsky viene espulso dal Comitato Centrale. Ottobre. 1927. Panaiti Strati afferma di volersi stabilire definitivamente in Unione Sovietica. Attraversa l'Unione per 16 mesi con Nikos Kazantzakis. Porto romeno sul Danubio, il 20 agosto 1884. Figlio illegittimo di Gioiza Estrate, la Vandaia, e Gerashim Valsamis, un contrabbandiere di tabacco di origini greche. Ha svolto le seguenti professioni: garzone in panetteria, cameriere apprendista, impiegato all'ufficio di collocamento, cameriere d'albergo, uomo delle pulizie in ospedale, scaricatore, imbianchino, portiere di notte, portiere d'albergo, segretario di sindacato, autista di trattori, impiegato in amministrazione, fotografo e scrittore. Siete diventato scrittore. Alla fine dell'anno scorso avete pubblicato una trilogia che ha riscosso non poche polemiche. Dopo il vostro soggiorno in Unione Sovietica dal 1927 al 29, avete scritto una denuncia al comunismo sovietico. Non immaginate quanto io sia stato il vero oppositore del mio secolo. Fin da bambino ho intuito il crimine di sottomettersi alla mentalità tradizionale della famiglia, della società e poi quella dell'ideale del gregge. Così non ho ascoltato la mamma, abbandonandola all'età di 12 anni per andare a conquistarmi il pane e a disporre della mia vita. Non ho mai voluto essere schiavo di un solo mestiere e ne ho svolti male una dozzina. Poi mi sono reso un po' senza volere non idoneo al servizio militare, ma ho evitato due guerre, fuggendo lontano dal gregge che belava in coro coi padroni. Non sono mai stato membro di un partito, di un'associazione, e quando sono stato iscritto controvoglia, non ho mai pagato la quota più di un mese. E infine, nessuna fabbrica, nessuna bottega e nessun altro mezzo di guadagnarmi l'esistenza è riuscito a trattenermi più di 3 mesi. Ma ho scritto così tanto da riempire 40 volumi di un'odissea vissuta, non di letteratura. Pochi uomini ci sono riusciti, questo merita di essere raccontato.